Netta ed è diciamo una piccola cappella che viene costruita di fronte in cui proprio il corpo viene attaccato a una struttura precedente che era una torre di avvistamento che risale all'epoca medievale. Infatti quando viene costruito il borgo di Castellazzo con la parrocchia di San Guglielmo viene anche costruita questa torre proprio come fortificazione che viene ripresa durante la guerra decennale che venne combattuta tra Como e Milano e in questa proprio politica di fortificazione di tutta anche la campagna circostante a Milano anche Castellazzo si fortifica e qui viene edificata questa torre. Quindi inizialmente la cappella non c'è. In seguito, dopo la morte di una bambina che era un membro di una famiglia importante in questa zona, la famiglia Busca, viene anche appunto creata questa cappella che viene dedicata alla Madonna della Fametta e alla Sacra Famiglia. Il nome Fametta diciamo che ha sempre lasciato un po' perplessi sulla derivazione, perché anche chi si è occupato degli studi di etimologia di questo nome non è mai arrivato a una conclusione assoluta. E diciamo che ci sono varie ipotesi. La prima ipotesi è quella che deriverebbe da due parole, ossia fameta, che significherebbe fa incontro, quindi crea un incontro tra due unità, ossia Garbagnate e Bollate. Infatti questa zona è una zona di confine tra queste due tra questi due paesi e sia sarebbe un luogo di incontro a livello tra città e campagna che a livello proprio diciamo spirituale come incontro tra due comunità pastorali. Quindi questa è diciamo una prima ipotesi, mentre un'altra ipotesi è che deriverebbe dalla parola famei, una parola dialettale derivante dal francese che significa famiglio, ossia membro di una famiglia contadina, che qui c'erano molte famiglie di mezzadri che lavoravano i campi appunto per la famiglia Arconati e quindi questa ipotesi sarebbe in linea anche col fatto che ci sono varie rappresentazioni della Sacra Famiglia come vedremo poi all'interno e quindi tutto questo tema della famiglia potrebbe portare a una conclusione abbastanza certa. Un'altra ipotesi è che derivi dal fatto che quando c'erano le carestie, così come le epidemie, non venivano dette proprio le parole carestia e epidemia anche per un fatto di tabù linguistico, proprio come se dicendo il nome preciso le si evocassero e quindi veniva usato come termine eufemistico per indicare la carestia la parola piccola fame e in questo sarebbe appunto un'ipotesi del nome Fametta. E diciamo che quindi non si è ancora arrivati a una conclusione, ma questo è un quadro delle ipotesi etimologiche. Ok, possiamo